1750-1920, pubblicato ormai nel 2003, sempre ieri, sono passati dei. Quindi, specialista anche degli archivi ovviamente romani, e il titolo della sua relazione è coerente con questa ricerca: gli agenti temporanei canadesi nel secondo ottocento. Avevo pregato a Giovanni di risparmiare la presentazione, ma non ho letto tutte simili. Allora, in realtà diciamo questo intervento è concatenato a uno precedente. Nel convegno di Budapest, che sarà i cui atti costituiranno un primo volume dei due, insieme a Luca Codignola, che era quello che ha scritto il testo su Gradwell, il direttore del collegio inglese agente per il Canada degli Stati Uniti all'inizio dell'Ottocento, insieme a Codignola avevamo costruito un quadro del 6-700 fino ad arrivare appunto all'esempio che lui poi ha sviluppato oggi. In questo quadro noi gli agenti romani di una chiesa nordamericana molto generica, perché era costituita dalla diocesi di Quebec e poi da una serie di avamposti in quelli che oggi sono gli Stati Uniti e Canada, erano prima delle persone prese di volta in volta e talvolta pagate, poi diventavano i rappresentanti dei collegi irlandese e inglese. Ora, il mio saggio è dedicato al secondo ottocento perché c'è un cambiamento. Nell'ottocento aumentano i collegi, quindi il discorso che faceva Andreas sopra le altre istituzioni come Santa Maria dell'Anima per l'area di lingua tedesca, si può allargare anche lì, ma con il fatto che aumentano i collegi ed aumentano i soggetti. Abbiamo, oltre ai collegi irlandese e inglese che sono rispettivamente interessati, quello irlandese, come ha detto Matteo Binasco questa mattina parlando di Smith, è interessato a promuovere la situazione degli irlandesi dovunque nel mondo, quindi trattano per vescovi, parrocchie, conventi in Australia, Sudafrica, Stati Uniti, Canada, ma addirittura anche per l'America Latina intervengono per alcune particolari parrocchie e così via. Quello inglese è più genericamente dedicato ai luoghi cattolici all'interno dell'impero. Però a fianco a questo nasce per esempio il seminario francese, che in realtà, che si pensi, è un'istituzione più nuova del 1853, che aiuta quelli che sono di lingua francese sia nel Canada sia negli Stati Uniti. Poi successivamente ci sarà un collegio nordamericano che sotto questo nome che in realtà è solo statunitense nel 1859 e poi finalmente ci sarà un collegio canadese nel 1887, quindi questi mediatori aumentano. Però aumenta contemporaneamente anche il viaggio dei vescovi o dei futuri vescovi a Roma. Molto spesso i futuri vescovi arrivano a Roma addirittura come studenti per prendere un dottorato per esempio in teologia, e quindi già si creano una propria rete di contatti che poi manterranno quando vanno alla testa della diocesi. E poi soprattutto dalla metà dell'Ottocento in poi nasce il fenomeno prima delle delegazioni temporanee in Nord America, poi delle delegazioni apostoliche che saranno il passo che aprirà finalmente alle nunziature novecentesche. Ora i delegati apostolici, contrariamente agli altri, di fondo hanno già in Nord America delle funzioni del nunzio. Cioè la differenza diciamo nel diritto ecclesiastico sarebbe che il nunzio rappresenta lo stato pontificio presso
i vescovi del paese e presso il governo del paese. Il delegato sarebbe soltanto incaricato degli affari ecclesiastici, ma di fatto i delegati a Ottawa e a Washington fungeranno da nunzi, solo che non gli si dà il titolo pieno per evitare di irritare due paesi che sono ritenuti in maggioranza protestante. Poi a un certo punto si renderanno conto che in realtà le due chiese cattoliche, quella canadese e quella statunitense, sono maggioritarie, ma dall'altra parte bisogna anche considerare che esse diverranno chiese nazionali soltanto nel 1908. Fino al 1908 sono considerate terre di missione e proprio per questo sono sottoposte a propaganda fine e non alla segreteria di Stato. Quindi ci sarà tutta una successiva evoluzione. Ora, nell'intervento dei delegati, prima temporanei e poi stabili, quegli stabili sono a Washington nel 1893 e a Ottawa nel 1899, aumentano i contatti perché il delegato stesso può offrirsi come agente a Roma, cioè tornando a Roma rappresenta una serie di stanze canadesi presso la Santa Sede. Quindi abbiamo una serie, come posso dire, un aumento enorme, tra l'altro con l'incrocio di tutte le reti. Se torniamo ancora al caso irlandese, abbiamo gli irlandesi che lavorano in un senso, ma abbiamo in parallelo i tedeschi, il Canada ha una forte emigrazione di lingua tedesca, che cercano di ottenere delle cose che stanno loro a cuore. C'è un altro argomento che è caro a Gaetano, che però è scappato giustamente, che è quello che i vescovi, il clero e i fedeli ruteni, quindi della Chiesa Uniate, nel Nord America otterranno molto presto di avere dei rappresentanti che non sono dei vescovi territoriali, ma sono dei vescovi su tutta l'estensione nazionale dei propri confedeli. Quindi ci sarà un vescovo ruteno nel Canada e un vescovo ruteno negli Stati Uniti che ha una giurisdizione solo su quel gruppo, però dall'Atlantico al Pacifico. E quindi ulteriori anche qui, ulteriori legami e così via. Quindi ci sta tutto questo incrociarsi di diversi gruppi di agenti che possono anche lavorare in sintonia o in pieno disaccordo. Nelle notte tra ruteni, tedeschi, irlandesi, francofoni e così via, ovviamente ognuno tira l'acqua al proprio tempo. Questo tra l'altro corrisponde anche al fatto che nel frattempo il Canada, uno, si viene formando, perché il Canada sostanzialmente, come lo intendiamo noi, comincia a essere abbozzato nel 1867. L'impero britannico inventa più o meno in quel periodo l'idea di dominio, che quindi è una sorta di realtà semi-autonoma, che soprattutto non pesa economicamente sul mondo. La grossa manovra è quella di scaricarsi i costi del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda e così via. E l'inizio del dominio canadese nel 1867 ed è una confederazione di colonie, che sono quelle che oggi sostanzialmente sono le province canadesi del Quebec e dell'Ontario, estensione enorme perché solo Quebec, non ricordo se 10 notte in Italia o qualcosa so. È una enorme dimensione alle quali si aggiungono alcune colonie sull'Atlantico. Poi successivamente verrà a unirsi la Columbia Britannica e tutto quello che c'è in mezzo, quindi dall'Ontario fino a lì sarebbero Manitoba, Alberta, Saskatchewan, eccetera, eccetera, forma tutta questa confederazione di colonie autonoma che tenderà a sviluppare delle proprie linee, anche se manterrà a lungo un legame con Londra. Considerate che sostanzialmente il Canada ha, come dicono loro, rimpatriato la Costituzione, che poi non è rimpatriata la Costituzione, che l'Inghilterra non ha Costituzione, come è notorio un paese che non ha Costituzione scritta, ma il Canada solo negli anni 80 del Novecento elabora una propria Costituzione e a quel punto di fatto è completamente staccato dall'antica madre. Ora, questa espansione territoriale che corrisponde anche a una progressiva unione, comporta che questi territori hanno interessi differenti. Considerate che nel Canada ci sono, mi sembra, 6 fasce orarie, cioè sono sparpagliati su 6 ore differenti date le loro dimensioni. Il Canada è più largo e più grande degli Stati Uniti, anche se in buona parte è inabitabile, e quindi c'è una serie di realtà completamente differenti, ognuna delle quali vuole la propria cosa in Roma, e comincia a essere il problema di come rivolgersi alla Cina.
diciamo, quella che poi sostanzialmente è la città santa, perché siamo ancora nel 1850, una città santa che è il centro di uno Stato, che 10 anni dopo diventerà piccolissimo, cioè sostanzialmente il Lazio, però che è visto come ancora uno Stato temporaneo. La prima soluzione è quella, da un lato viaggi di estoni, dall'altro il fatto che ci sono studenti canadesi che studiano a Roma, che studiano con gli istituti che ho descritto prima, collegio irlandese, inglese, seminario francese e così via, ma studiano anche in altre istituzioni. Giovanni ha scritto moltissimo sugli studenti canadesi nel collegio urbano, ma c'è una grossa fetta di studenti che studiano nel collegio romano e poi successivamente quella che diventa la gregoriana, che molto spesso sono quelli i rappresentanti dei loro vescovi, quindi in certi casi sono rappresentanti de facto ma non di diritto, in altri casi noi abbiamo delle lettere di incarico. Quindi alcuni di questi sviluppano una propria attività e alcuni di questi sviluppano tra l'altro un'attività che dura vari decenni, anche perché sostanzialmente all'inizio il centro, il cuore del cattolicesimo canadese è nell'area francofona. Area francofona che ha una diocesi dalla prima metà del 600, cioè Quebec. Però Quebec in realtà nell'Ottocento è una città relativamente piccola, come lo è adesso, che è ancora la capitale della provincia, però in quell'ottica nordamericana molto spesso la capitale di una provincia o di uno stato non è la città più importante, potete pensare al caso tipico di New York, che non è il capoluogo dello stato di New York, che è Albany, una città molto più piccola. A Quebec succede la stessa cosa, Quebec è la capitale con un'antica tradizione, ma la città più importante è Montreal. E quindi nascerà ben presto una sorta di concorrenza tra le due città, per cui il vescovo di Montreal, che essendo venuto dopo sostanzialmente dipende dall'arcivescovo di Quebec, cerca di tagliare sotto l'erba, sotto i piedi del suo prelato. E quindi a questo punto, per esempio, chiede che non solo Quebec abbia diritto all'università cattolica, che è l'università che esiste ancora oggi, l'università di Laval, dal nome del primo vescovo di Quebec, ma anche Montreal vuole una sua università cattolica, dicendo qui diciamo poche decine di migliaia di abitanti, noi già stiamo oltre il milione, e ancora adesso la differenza tra le due città è enorme in termini di popolazione. E quindi i due vescovi si fanno guerra e utilizzano i propri studenti. La cosa curiosa è che alcuni di questi diventeranno sostanzialmente specializzati. C'è uno studente di Montreal che si chiama Dessol, che studia a Roma negli anni 50 come dottorando, che poi farà tutta una carriera a Montreal come vicario generale, cioè l'amministratore sostanzialmente della diocesi, e che regolarmente tornerà. Viceversa, ci sta un altro sacerdote invece dell'Università di Quebec che dopo aver studiato a Roma successivamente proseguirà a presentarsi nella città ed è quello l'abbé Benjamin Paquet, nome tipico da Quebecese. I due sostanzialmente si fanno la guerra dagli anni, fine anni 50, inizio anni 60 dell'Ottocento fino agli anni 90 dell'Ottocento. E lì abbiamo tra l'altro una serie di informazioni su come viene svolta questa attività di lotte. In questo caso abbiamo, avendo la concorrenza tra due vescovi, per esempio il vescovo, il rappresentante di Quebec che ha più soldi evidentemente invita a cena i cardinali, per cui viene accusato di essersi ricomprati facendoli bere due sere e poi firmare i documenti che gli interessano. Poi ora, una cosa da considerare è che questi due personaggi non solo fanno una carriera ecclesiastica notevole, ma sono anche due personaggi notevoli, quello di Montreal è più amministrativo, quello di Quebec sono un teologo che scrive una serie di libri importanti nella teologia nordamericana, quindi non sono due maneggioni e basta, però lottano tra di loro e ci stanno tutta questa serie di descrizioni dei loro vari scontri che durano una trentina d'anni. Tra l'altro anche loro fanno dei rapporti, alcuni dei quali oggi sono messi online, soprattutto dall'Università del Quebec a Montreal e dalla Biblioteca Nazionale del Quebec che sta nella città capoluogo. Ora, siccome cominciano a entrare in gioco degli elementi che non sono più solo strettamente ecclesiastici, cioè pensate, la costituzione di un'università è anche un discorso politico ed economico
Egualmente questi vescovi hanno dei problemi nella gestione di parrocchie che diventano sempre più numerose e che non corrispondono più a una divisione che era stata fatta quando nel 600 c'era l'idea che la diocesi di Quebec avrebbe controllato tutto il Nord America, dal Canada fino al Golfo del Messico. Ovviamente dopo cominceranno a costituire man mano varie altre diocesi, ma soprattutto le città che all'inizio erano monoparrocchiali, cioè c'era una parrocchia a Quebec, una parrocchia a Montreal, siccome cominciano a crescere, si creano il problema di avere più parrocchie, molte delle quali hanno delle caratteristiche, come vengono dette nel posto, etniche. Noi diremmo forse che queste sono semi parrocchie nazionali, cioè una parrocchia irlandese, una parrocchia francofona, una parrocchia tedesca, poi in una città come Montreal si arriverà a una parrocchia italiana, una parrocchia rutena e così via, e poi ad ancora di più. In queste divisioni, siccome in parte le parrocchie corrispondono anche alle circoscrizioni elettorali e comunque il voto dei cattolici ha un peso in un paese come il Canada, in cui in realtà in certe zone la maggioranza cattolica è stragrande, nel Quebec il 90% è cattolico e così via, quindi ha un peso elettorale, queste questioni cominciano a interessare anche i governi locali, sia a livello, diciamo, di Stato locale, sia a livello di Stato confederale. E quindi cominciano a intervenire varie altre rappresentanti. Anche perché nel frattempo c'è l'estensione del Canada, che parte da Quebec, Ontario, verso ovest, ingloba il Manitoba, che è un'enorme pianura, che nell'Ottocento sarà, nel secondo Ottocento sarà colonizzata, perché è un po' come il West americano. Noi sostanzialmente, grazie a Film Western, abbiamo l'idea di quello delle praterie americane, ma non di quelle canadesi. E qui c'è una storia simile, sono allontanati gli indiani, sono allontanati un gruppo che è chiamato di Metici, cioè l'incrocio tra gli antichi cacciatori di pellicce che venivano da Quebec e le popolazioni indiane, che affermano di aver avuto il territorio attraverso una serie di accordi con i capi locali, che verranno a un certo punto sbattuti via con l'esercito. Ora, siccome quel terreno è sostanzialmente occupato grazie all'uso dell'esercito, il governo confederale, che è quello che gestisce l'esercito, rivendica il controllo su questi territori. Quindi, quando questi diventano delle organizzazioni statali nella divisione della confederazione, queste divisioni però devono rispondere alla normativa confederale. In particolare loro si pongono un problema rispetto al sistema scolastico. Il sistema scolastico immaginano che debba essere pubblico, mentre prima, siccome erano zone abbandonate con missioni cattoliche qui e là, era stato retto da scuole cattoliche, gestite dai missionari. I vescovi che arrivano dopo strappano ai missionari queste scuole, ma le vogliono comunque cattoliche e private, invece a questo punto le rendono pubbliche. E la questione dell'essere pubblico non soltanto è religiosa, ma è anche linguistica, perché essendo scuole pubbliche in quell'area vengono ritenute come scuole pubbliche di lingua inglese. Sostanzialmente nel Canada, pur essendo ancora oggi una nazione bilingue, di fatto il francese è soltanto la lingua dei canadesi. Eventualmente in certe altre zone le minoranze lingua francese possono indicare che la documentazione statale deve essere scritta nella lingua inglese, o che se loro vanno in tribunale devono essere giudicati da un giudice capace di parlare la lingua. Però in quel momento, diciamo, tutto l'Ovest deve essere di lingua inglese. Quindi comincia tutta una battaglia in cui i vescovi rivendicano il fatto che queste scuole devono rimanere private, cattoliche e di lingua francese. E ogni vescovo manda i suoi rappresentanti a Roma, tra quelli di Quebec e di Montreal, e lì ci sono anche le alleanze tra le varie diocesi. Però a questo punto ci sono anche i governi che intervengono, sia quelli locali, quelli del Manitoba, sia quello canadese. Perché mi sembra che, diciamo, tutta questa situazione potrebbe portare a fargli sfuggire di mano un elemento centrale come l'educazione nello Stato moderno. Ora a questo punto succede che il primo ministro del Manitoba, che è protestante di lingua inglese, il primo ministro di tutto il Canada, che è cattolico di lingua francese, decidono facciamola finita. Si fa un sistema per cui ci stanno le scuole pubbliche, che sono in inglese, le scuole private, che è un altro sistema, che dipendono a questo punto da chi paga. Se la scuola privata è pagata da genitori di lingua inglese, avranno l'insegnamento in inglese. Se è pagata da genitori di lingua francese, avranno l'insegnamento in francese. È privato, quindi chi ci mette i soldi comanda.
Fatto questo accordo, una parte tedesco in protesta perché loro vorrebbero il francese obbligatorio nelle scuole primarie e cominciano a mandare propri emissari a Roma. Ma a questo punto è lo stesso primo ministro del Canada che si stufa di questa storia e dice: ok, allora a Roma interveniamo anche noi. Quindi lui va, cioè manda quello che è sostanzialmente il procuratore generale del Canada, che è un cattolico irlandese, Fitzpatrick, lo manda a Londra, perché Londra in quel momento ha ancora la Corte Suprema per quanto riguarda il Canada, dice: dovete fare qualche cosa per risolvere questa situazione. A Londra Fitzpatrick si rivolge a un suo amico di studi all'università e questo suo amico di studi gli dice: no problem, io ho fatto scuola con Barry Delvaux, che è la stella nascente, il futuro cardinale, segretario di Stato e così via, che ha studiato a Londra perché lui è il figlio dell'ambasciatore spagnolo a Londra che si è sposato con una nobile inglese. Quindi Barry Delvaux, nonostante questo nome, che tra l'altro si chiama Rafael e tutto, quindi sembrerebbe spagnolo, in realtà di prima lingua è inglese, madre inglese, scuola inglese e soprattutto amico di una serie di persone che in quel momento stanno entrando nella Camera dei Lord, perché sono stati, cioè sostanzialmente è il meccanismo che esiste ancora adesso, i vecchi compagni del College a Oxford che all'improvviso d'accordo gli stanno in tutti i gangli del potere. E quindi viene fatto tutto questo meccanismo, viene raggiunto a Roma Barry Delvaux, viene raggiunto il Papa manda Barry Delvaux come delegato temporaneo in Canada, Barry Delvaux ha ragione gli amici suoi e quindi a questo punto tutto è a posto, tranne che per i vescovi che erano contrari, che proseguiranno a protestare e a mandare alcuni loro rappresentanti, e ci sarà nel 1897 l'arrivo di una quantità pazzesca di gente, tra l'altro quella cosa che rappresenta anche istanze differenti, in realtà quasi tutti legati da legami di amicizia, cioè d'accordo che all'improvviso persone che in altre epoche avevano combattuto per altre cose, a questo punto tutti quelli che hanno fatto una scuola fanno un blocco insieme, tutti quelli che hanno fatto un'altra fanno un'altra fazione e così via, e scatenano una cagnara tra propaganda fide, cioè uno lo vede proprio guardando la situazione di propaganda fide e del segretario di Stato, anche perché ci sono i commenti dei funzionari che a un certo punto dicono basta, non se ne può più. E quindi ci sarà in realtà una lettera apostolica del pontefice nel 1897 in cui dice ai canadesi che li ringrazia per la fiducia che hanno espresso verso il proprio pontefice, per la loro lotta in favore dello sviluppo della religione, però sostanzialmente che la piantassero di rompere le scatole, perché in realtà in quel momento, poi da quel momento, la diplomazia pontificia è una diplomazia di fatto e quindi tratta con le altre diplomazie, non vuole che i vescovi mettano bocca, soprattutto che sollevino questi problemi legati al multilinguismo, che aprirebbero a quel punto una serie di scenari di conflitto. Buona parte pensate che in parte loro li stanno spingendo, quello che faranno i diplomatici vaticani in Belgio, che non vogliono, nonostante che i fiamminghi sono un gruppo cattolico, però la lingua ufficiale è francese, non vogliono casini. Ci sta un meraviglioso rapporto nella segreteria di Stato sui cattolici baschi, ai quali addirittura il nunzio suggerisce che sia proibito di dare nomi nella lingua euskara ai propri figli perché in realtà si devono spagnolizzare, cioè sostanzialmente castiglianizzare e così via. C'è proprio un tentativo generale e a questo punto soprattutto il Papa manderà a Ottawa un proprio delegato e dirà che le cose devono transitare attraverso un delegato apostolico e quindi questo gioco di agenti vari a Roma è un elemento di disturbo. Successivamente in realtà a Roma continueranno ad arrivare, ma arriveranno personaggi politici, il primo ministro che fa questo accordo e che lancia tutta la cosa, che poi arriverà la delegazione apostolica che si chiama Laurier, sostanzialmente poi verrà a Roma per il cinquantennio di sacerdozio di Leone XIII, Maggiore e così via, c'è stata una serie di grossi incontri al vertice, però a quel punto poi sostanzialmente il mercato dei legati o degli agenti è assolutamente minore rispetto a questa figura dominante che per volere la Santa Sede è il delegato apostolico, al quale, attraverso il quale ciascuno deve poter giungere alla Santa Sede. Grazie. Allora,
mentore in una posizione di caduta, perché un po' la fine della gente nella sua idea. Beh, tra l'altro in realtà fondamentalmente, siccome le polemiche si trascinano ancora un poco, poi si arriva alla prima guerra mondiale, quindi è come per l'altro e così via. Direi che in fondo, in un certo senso, è una vecchia tesi di Arno Meyer, quello che ha scritto un libro su The End of the Ancient Regime, che l'antico regime in qualche maniera si conclude con la prima guerra mondiale. Nell'Ottocento c'è già in luce una serie di sviluppi novecenteschi, però ci sono ancora tante tradizioni che si erano formate nel 6-700 che poi spariranno completamente. Sì, quindi diciamo in fondo c'è un passaggio in cui questi agenti sembrano quasi delle figure con un legame, con un affidamento personale da parte di una realtà esterna, multipla, molto complessa. E poi però invece in fondo sono le grosse, prevalgono delle strutture più grosse, come può essere il delegato apostolico, come può essere il primo ministro, cioè ci, diciamo, si va verso una unità amministrativa che sgretola una cosa che ha un sapore di antico regime, come il legame personale, come il rappresentante personale. Nonostante che forse poi esiste anche sullo sfondo, resta forse un campo informale di tutto questo, con ancora quei legami che tu dicevi che vengono dalle università frequentate in comune, dalla minor frattura tra, non so, cattolici e protestanti. Pensa, diciamo, non tanto al Canada perché ce n'ha pochissimi, però quello che è il collegio dei nobili ecclesiastici. Cioè, o al collegio Capranica, cioè a Roma poi ci stanno alcuni posti in cui latro-romani e non-romani studiano insieme, hanno dei legami che poi li vedi a un certo punto che all'improvviso, 40 anni dopo, magari stavano su fronti assolutamente differenti e poi votano per lo stesso candidato, perché in realtà c'è tutto un discorso previo. Avete altre questioni, domande? Solo una questione terminologica, potremmo, seguendo anche l'ultima notazione, potremmo dire che tutto ciò continua e continuato, forse non è mai c'è stato sotto il nome di lobbying. Sì, beh, è chiaro che loro fanno un lavoro di lobbying in parte, in effetti se uno pensa la gente del Quebec che ha accusato di portare la gente a pranzo, cioè di comprarsi i cardinali a pranzo, quello è il tipico lavoro di lobby che si fa oggi, ti porti quello a pranzo e in realtà non è che gli vendi i soldi in mano, perché però man mano te lo... Sì. Che cosa? Tu volevi i soldi in mano? Però no, sì, ma anche lì poi ovviamente ci sta anche la questione che probabilmente la gente ha una funzione diversa nel momento in cui si evolvono i mezzi di comunicazione. Nell'Ottocento abbiamo le persone europee che si muovono in treno, quindi nonostante il ritardo di Roma a un certo punto arrivi a Roma in treno, e poi abbiamo i piroscafi, quello che poteva il vescovo di New York che all'inizio dell'Ottocento ci metteva 45 giorni, a un certo punto in 15 giorni arriva a Roma. E quindi sulle questioni grosse dice vabbè, arrivo lì, sto un mese a Roma e me la vedo io tutta quanta la questione, non incarica più uno. La soglia, anche nel mio caso, tutta la prima generazione in parte vera, felice, bellissimo. Sì. Nell'Ottocento c'è il lord austriaco, infatti, che la Trieste, c'è il lavoro, quindi lui comincia a essere più marginale. Beh, anche tra l'altro mi chiede scusa quando era, adesso non ricordo più, Vienna Roma che mi sembra che è poco più di una notte il treno da Vienna a Roma, quindi in realtà uno veramente, cioè la mattina ti dicono che hai un problema, tu parti verso sera, il giorno dopo sei lì. Ah, e poi naturalmente ci sta prima il telegrafo e poi il telefono, che nell'ambito diplomatico sono utilizzatissimi, quindi quello, se uno pensa a quello che era nel 500, che nella corrispondenza tra Papa e Carlo V,
questi devono calcolare che ci mettono 3 settimane a una lettera tirata da una parte, poi deve tornare la risposta e così via. Qui in realtà è una cosa che qui praticamente in tempo reale chiami uno, o gli mandi un telegramma, lo chiami per telefono e gli dici c'è un problema, vieni. Quindi tutto quanto cambia. Poi l'ho vista quando non esiste la nostra certo. Quindi diciamo la funzione della sua. Ecco, quello certo, però diciamo al lobbista viene poi dato dei compiti molto pratici, il lobbista non ha un, come posso dire, l'autonomia che ha un agente nel 600, perché il lobbista gli dice ok, devi vendere questo prodotto, convinci il capo di gabinetto a comprare 10.000 esemplari di questi computer, ecco, una cosa del genere, quindi quello va lì e cerca di ottenere questo, quell'altro invece è molto più autonomo. Ma sì, sono figure che hanno diverse funzioni, insomma, a volte questi agenti sembrano però diciamo molto a basso, cioè c'è molta burocrazia appunto quella che deriva dagli spedizionieri, insomma, dall'origine medievale di farsi mettere la pene sul pergamento. Ma sì, effettivamente c'è questa progressione, mezzi di comunicazione, anche se la Santa Sede c'è la sua storia cerimoniale, per cui mi ricordo appunto un caso canadese che fu una delle prime volte che il Papa da Roma mandava una benedizione apostolica, mi pare al primo concilio plenario canadese, per telegramma. E questa cosa la segreteria di Stato diceva, ma questa casa non so se può andare, infatti poi dopo mandarono poi anche il documento ufficiale, però non so, siccome si erano scordati, insomma, per questo sul telegramma. Se la mandano per mail. Infatti. Sì. Vabbè, se non ci sono altre. No, non siamo cardinali, ma ci portano a mangiare lo stesso. Ci chiedono il caso. Senza bustarella. Senza bustarella, questo purtroppo ci stiamo attrezzando. Grazie. Grazie.